La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Nel mio libro 31 coincidenze sul coronavirus ho messo in evidenza il fatto che molte nazioni, ma addirittura molti politici considerati nemici del deep state americano, siano morti a causa del coronavirus. Eclatante è l'esempio dell'Iran, che risulta uno dei paesi più colpiti al mondo, il primo dei paesi arabi ad essere colpito dal coronavirus in maniera inspiegabilmente violenta. Uso il termine inspiegabilmente violenta perché quella Repubblica Islamica risulta il paese con più politici e membri delle istituzioni colpiti dal coronavirus e con il numero maggiore di personaggi ai vertici della catena sociopolitica del paese morti a causa del Covid-19. Uno dei consiglieri del ministro degli esteri iraniano è morto per le complicazioni dopo essere stato contagiato dal Covid-19. Il membro del gabinetto del ministro ed ex ambasciatore in Siria è deceduto per il coronavirus a marzo 2020. Qualche giorno prima era toccata la stessa triste sorte al consigliere senior della guida suprema. Addirittura 1 su 10 dei parlamentari di Teheran risulta colpito dal virus. Il viceministro della salute iraniano, in quarantena perché colpito dal coronavirus, ha ricordato che in Iran sono finite vittime del contagio anche alcuni esponenti dei più alti livelli dello Stato. Oltre a quelli già elencati, infatti, ha fatto il nome della vice presidente. Tra le vittime anche l'ex ambasciatore presso la Santa Sede. Ovviamente tutte queste coincidenze non sono passate inosservate ai leader iraniani e sono cominciate a circolare notizie nel paese circa poteri anti-iraniani che avrebbero utilizzato il virus per mettere in ginocchio la rivoluzione. Bene, oggi se mi trovassi nuovamente a scrivere il mio libro dovrei aggiungere la 32esima coincidenza. Infatti è morto a 55 anni il presidente del Burundi e vale la pena ricordare, dato che di coincidenze stiamo parlando, che il 12 maggio scorso il governo del Burundi ha chiesto al proprio Ministero degli Esteri di espellere con effetto immediato i rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dato che a loro dire l'OMS avrebbe avuto delle interferenze inaccettabili nella gestione del Covid-19. C'è chi dice che il giovane presidente sia morto di infarto. The Guardian invece dice che la morte è legata al coronavirus. Infatti da fonti mediche è trapelato che il presidente fosse positivo al test del Covid-19 e la moglie risultava recentemente ricoverata perché colpita dal coronavirus. Insomma, le coincidenze passano a 32 e a me questo mondo così fa sempre più schifo. Approfondimenti sul libro sul sito francescoamodeo.it. Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.